Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle. Siamo all'ultima settimana di agosto, ma per tutte le case editrici è la prima settimana di settembre, perché domenica è il primo di settembre e quindi praticamente questa verrà vista, ragionata, gestita proprio come se fosse la prima settimana del mese. Tutto in anticipo. E praticamente abbiamo una quantità esorbitante di uscite. Ma prima di cominciare sapete benissimo che io vi spingo, vi chiedo una spinta. Perché se andate qua sotto mettete il pollicione subito, commentate, ma soprattutto andate dall'altra parte. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e attivate la campanellina. Perché bene o male io faccio contenuti un po' tutto il giorno tra... e VOD di live che faccio su Twitch, video e via discorrendo. E appena arriverà la fine di settembre, o meglio la seconda metà di settembre, dopo il 17, inizierò una nuova rubrica che non c'entra coi fumetti, che non c'entra col cinema, ma una nuova rubrica sempre dedicata a quello che è una delle mie tante passioni. E chi ci segue, chi mi segue su Twitch, è una passione che ha già sentito nominare, quindi andiamo avanti di tecnicismi, ma sarà una cosa che andrà avanti dalla fine del mese di settembre. Detto questo, intro fatta, ciancio le bande, iniziamo a parlare di fumetti, iniziamo a parlare delle uscite, perché questa settimana ce n'è una quantità industriale. Partiamo da Star Comics, che ha riaperto i battenti finalmente. Perché, letteralmente, perché stare aperti ad agosto e fare uscite ad agosto quando... nella prima settimana di settembre o nell'ultima di agosto, decidete voi. Posso far uscire, fatemi conteggiare, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 18 volumi, così, d'amblè, a cazzo de cane. Perché non farli uscire nel corso delle settimane? No, facciamoli uscire tutti insieme, li mortacci vostra. La stessa cosa fa Panini, ma ne parliamo dopo su Panini. Perché Panini ci ha abituato nel corso dei mesi a fare delle settimane dove esce veramente... vuotano via Emilio Po a Modena. Cioè, letteralmente vuotano i magazzini di via Emilio Po. E... no, no, no. Star Comics non ci ha abituato a queste uscite. E purtroppo sta settimana fa così. Vediamo i titoli. Allora, A Couple of Cuckoos, volume 11 di Miki Yoshikawa. The White Rose in Bloom, volume 2. Poi abbiamo Claymore, New Edition, 21 di 27, se non mi sbaglio. Eden Zero, volume 23. Poi abbiamo Gachi Akuta, volume 7. Lo stavo aspettando tantissimo. Kaguya-sama Love is War, di volume 26, di Yaka Kasaka. Marriage Toxin, volume 4. One Piece, volume 108. Pandora Art, New Edition, volume 3. Poi abbiamo Pet Shop of Horrors, volume 3. Queen's Quality, 20. Il volume 11 della nuova edizione di Rave Grove Adventure. Il numero 3, credo sia l'ultimo, di Shenzhe e di Cray di Ad. Poi abbiamo il volume 9 di Shikimori is Not Just a Cutie. Il secondo di 3 di Suzume. Poi abbiamo... Tales of the Wedding Ring, volume 14. Andiamo sui manga, The Boxer, volume 8. E chiudiamo con Witch Watch, manga di Shueisha, di Jump, volume 8. Vediamo titolo per titolo, il prezzo, l'uscita, le varie caratteristiche e via discorrendo. A Couple of Cuckoos, volume 11, 5,90€. E come sapete bene, 5,90€. Sono la versione standard con sovracopertina e praticamente qua è segnato come shonen, ma fondamentalmente è una commedia romantica, è una rom-com, quindi, che tra l'altro ha avuto anche una serie anime, quindi niente da dire. Se vi piace, sta settimana non è il mio genere.
Poi abbiamo A White Rose in Bloom, un Girl's Love, e a 6,90€ contate che è la versione un po' più di nicchia, quindi è un prezzo per i prodotti un po' più ricercati, quindi hanno un formato un po' più grande con la sovracopertina, 6,90€, e siamo al volume 2. Poi Claymore 21 di 27, 5,90€. Brossurato, sovracopertina, 11,5 x 17,5. È quello che si può definire uno dei più importanti dark fantasy al femminile degli ultimi 20 anni. Perché da una parte c'è Berserk, il dark fantasy per antonomasia, è venuto fuori negli anni 80, è cresciuto fortemente negli anni 90. All'epoca c'era anche Bastard, però Bastard fondamentalmente è sparito. Dall'altra parte abbiamo Norihiro Yagi con Claymore, quindi quello che è stato un dark fantasy al femminile di altissimo, altissimo livello. Volume 21 di 27. Poi Eden Zero, volume da 5,50€, quindi è uno standard edition con le alette. Oramai siamo nella fase finale del primo pianeta post post time skip, e per una serie che, se non mi sbaglio, è quasi vicina alla conclusione in Giappone, quindi non saranno delle serie da 70 volumi. Oramai il tempo delle serie infinite da 70 volumi è finito, è concluso. Cioè, c'è One Piece che va avanti a 100, c'è Detective Conan che va avanti a 100, c'è JoJo che però va avanti a singole stagioni. Punto. Sono pochissime altre le serie che continuano a mantenere questa concezione. Ippo, Hajime no Ippo, quindi bene o male sono poche altre. Un fantasy, questo è letteralmente un fantasy, è Fairy Tail in Space, quindi è un fantasy spaziale. Poi Gachi Akuta. Gachi Akuta invece non è un fantasy spaziale. Gachi Akuta è uno shonen magnifico, post-apocalittico, ambientato su una terra dove, a piano terra, scusatemi il gioco, vivono in mezzo alla rumenta, mentre al piano di sopra vivono negli agi, buttando al piano di sotto tutto quello che sono che è immondizia, andando a danneggiare e a fare veramente la malora al piano di sotto. Rudo, protagonista, ci finisce al piano di sotto, anche se non si potrebbe, però ci finisce, e inizia un casino fuori di testa. Magnifico, io me lo sto godendo da matti. Tra l'altro, volume 7 esce questa settimana, volume 8 era già qua tra gli annunciati, che esce l'8 di ottobre, 5,20€, ma ci sta, è una di quelle edizioni mainstream magnifiche. Kaguya-sama Love is War, volume 26. Tra l'altro siamo vicini vicini alla conclusione, perché se non sbaglio dovrebbe chiudersi col volume 30, se non mi sbaglio. Scolastico, con conflitti amorosi e cose e situazioni del genere. Non esattamente la mia tazza di tè. Quindi 6,50€, brossurato, sovracopertina, e rispetto all'altro 6,90€ di prima, che è un boys love, era un girls love, probabilmente è un titolo un po' meno di nicchia, e quindi quell'altro aveva 6,90€, questo ne ha 6,50€, perché è un titolo un po' di nicchia, ma comunque che vende, quindi andiamo. Marriage Toxin volume 4. Una di quelle serie assolutamente fuori di testa, che unisce azione, che unisce momenti e scene fighe a situazioni quasi da commedia degli equivoci. Quindi, che dire, un titolo fresco, un titolo carino, comedy, ma non solo. È un bel mix, devo dire che mi sta divertendo parecchio. 6,50€.
Perché? Perché è un titolo di nicchia e quindi hanno deciso di fare un'edizione un po' più curata, fatta come si deve, con la sua copertina. Quindi un titolo a cui hanno voluto dedicarci sì un po', perché non è un blockbuster, non è Sakamoto Days, One Piece, Fairy Tail e via discorrendo. È un titolo un pochino più di nicchia. E quindi giustamente hanno fatto un'edizione un po' più di nicchia. One Piece 108, che ve lo dico a fa? Che ve lo dico a fa? Praticamente siamo due volumi indietro rispetto al Giappone. Il Giappone è uscito il 109 e sono già usciti i capitoli per il 110. Qua esce il 108. Perché? Perché banalmente quando in Giappone esce il volume successivo, mandano in stampa nelle nazioni in giro per il mondo il volume letteralmente precedente. Starà per succedere la stessa cosa per Hunter x Hunter, probabilmente, perché Hunter x Hunter a breve riprende, quindi uscirà il volume nuovo e cose così, giusto per 5,20 €, ma questo per questo già lo sapete. Pandora Hearts volume 3. Allora, questa è una new edition, 15x21, quindi è una perfect, c'è la sovracopertina. Ci sono 360 pagine, quindi per forza di cose non poteva essere un'edizione a basso costo. A colori, bianco e nero, con la sovracopertina, 12,90 €, ci sta. È anche un prezzo moderato rispetto alle altre perfect edition, devo essere sincero, siamo sempre sullo standard, sulla media, quindi niente da dire. Pet Shop of Horrors. Questo è un recupero di quella che è una serie Josei degli anni 90, anche abbastanza interessante. E qua hanno portato a casa un formato molto vicino a quello che era la Bunkoban di JoJo. Perché? Perché hanno fatto un 13x18 con sovracopertina, 300 pagine, quindi un volumetto un po' più cicciottello comunque per la serie. Se non mi sbaglio, non vorrei dire una cazzata, questo dovrebbe essere l'ultimo volume, perché credo l'avessero... mi sembra di aver letto da qualche parte che l'avessero fatto in 3 volumi. Ho un numero nella testa che mi dice o 3 o 9, però ho un dubbione gigante. E purtroppo mentre sto registrando non ho il tempo di andarlo a vedere. 9 urini, ma perché è un'edizione un po' più cicciottella. Poi, Queen's Quality volume 20. Quindi, se Queen's Quality vende e rimane 5,20, per essere uno shoujo vuol dire che ha un bel tiro, che ha un bel numero di vendite, altrimenti l'avrebbero già cambiato di prezzo, proprio senza proprio nulla togliere, quindi niente da dire. Se non 5,20 è un mainstream, quindi 11,5-17,5, brossurato semplice. Vamos. Andiamo con Rave the Groove Adventure volume 11, il primo grande titolo del maestro Hiromashima. Maestro che poi è letteralmente esploso con Fairy Tail. Questa è l'edizione della prima grande opera del maestro Hiromashima. Un'opera che è molto dark, molto strong, divertente, ma con dei momenti decisamente più impegnativi, più difficili. Tant'è vero che dopo Rave decise un attimo di ammorbidire certe sue scelte, e si vede, perché ci sono dei momenti dark davvero pesanti, davvero potenti in questo manga. 5,90 € standard, quindi mainstream edition con sovracopertina, niente di più, niente di meno. Shenzhe volume 3. Io dico Shenzhe, dovrebbe essere la dizione giusta, perché la Z in cinese dovrebbe pronunciarsi J. Quindi dovrebbe essere Shenzhe. E 9,90 € è un manhwa cinese frutto dell'accordo tra Star Comics e Jundo, dove Jundo deciderà, praticamente farà uscire i titoli in formato digitale, mentre Star Comics li farà uscire in formato cartaceo. Quindi joint venture tra le due aziende. Com'è?
È una Perfect Edition, quindi 15x21, brossurato con sovracopertina, colori. Perché? Perché di solito i webtoon, siano cinesi, siano coreani, sono a colori. 9,90€ ci sta, anche perché 9,90€, 144 pagine, va bene, come dimensioni ci siamo, è a colori. Shikimori is not just a cutie. E altra rom-com, qua segnata come shonen, ma possiamo anche parlarne. E rom-com scolastica, come l'altra di cui vi parlavo prima. Quindi, bene o male, siamo sempre su quel genere. Non la mia tazza di tè, letteralmente. 6,50€, 13x18, brossurato sulla copertina, 144 pagine. Non mi sembra sto prezzone, eh? E temo che le 144 pagine vuol dire che non vende tantissimo, eh? Mi fa temere sta roba qua. Per una roba che non so se venda, andiamo invece sul cofanettone tratto dal film, dall'ultimo film di Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari, in italiano Suzume e basta. E praticamente è il secondo volume dei tre in cui è stata racchiusa la storia dell'ultimo film di Makoto Shinkai. Contate che all'epoca questo è uscito praticamente a giugno, direttamente con cofanetto con i tre volumi. Se non l'avete preso, buona, escono i tre volumi, ma escono a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro. Questo esce adesso, quell'altro il 29 di ottobre, il primo è uscito il 18 di giugno. Molto carino, se avete visto l'ultimo film di Shinkai, assolutamente molto 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 carino. Poi l'ultimo Shinkai mi piace tantissimo, quindi a chi non piace, beh, mi insulteranno come capita spesso quando parlo di Shinkai. Tales of Wedding Rings, volume 14. Diciamo uno shonen dove si parla di principesse, di un eroe che deve letteralmente sposare, conquistare e 5 principesse per salvare il mondo. Non è che mi convinca più di tanto quest'opera di Maybe. Comunque 6,50€, brossurato, versione un po' più di nicchia, quindi 13x18, sovracopertina, colori bianco e nero, 192 pagine, quindi niente di più, niente di meno. The Boxer, volume 8. Anche questo è un webcomic, però questo è un webcomic coreano di Ji Hong Jung. E 13,90€. Se vedete, già 4€ di differenza rispetto all'altro, ma è più del doppio. Quell'altra era 9,90 e aveva 144 pagine. Shenzhe. Questo ne è 13,90, ma c'ha 310 pagine. Quindi, brossurato con alette, quello l'aveva sopra copertina, questo le alette. Contate sempre che ogni testata è un accordo a sé, quindi non c'è letteralmente una versione uniforme di un'opera o dell'altra. E dato proprio dalla tipologia di fumetto, no. Dipende sempre da accordi singoli come decidere di far uscire il fumetto. Se per esempio la casa editrice italiana dice: ma guardate, a me interessa portare con le alette, oppure mi interessa portarlo normale, e la casa editrice gli dice: no, guardate, vorremmo avere le informazioni che mettiamo noi nella letta della sovracopertina, la vogliamo vedere anche in Italia, ce lo fate? E questo può capitare. Poi abbiamo Witch Watch volume 8, titolo di Kenta Shinohara, la nuova frizzante serie di Astra Lost in Space. Ha praticamente quasi il doppio dei volumi di Astra Lost in Space, che ne aveva 5 ed è stato troncato malissimo da Shueisha. 5,90€, brossurato, sopra copertina. Diciamo che laddove la Space Adventure non era piaciuta, diciamo invece che l'avventura legata al mondo delle streghe, al mondo della magia e dell'antimagia e della non magia, piace un pochino di più di quello che è stato Astra Lost in Space. Quindi, che dire, andiamo avanti e vediamo.
Ora vediamo invece cosa fa uscire Panini. Allora, se abbiamo avuto Star Comics con una quantità industriale di volumi, abbiamo Panini con altrettanta quantità industriale, perché Star Comics ha buttato fuori una roba come 18 volumi, Panini siamo oltre i 20. Cominciamo. Volume 9 di Miyero Kochan, volume 5 di Noblesse. Nella cover c'è scritto 2, ma dalla parte c'è scritto stagione 2, volume 2 di 3, quindi procede a stagioni fatte di 3 volumi in 3 volumi. Poi il volume 6 di World's Finest Assassin, il titolo lunghissimo è World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat, cioè il classico isekai rompicoglioni. Va bene, andiamo avanti. Cofanone gigantone con i 6 volumoni bianchi di Bleimone, quindi 108 pippi, perché se volete prendere il cofanettone sono 108 pippi, con i 6 volumi da 18 eurini l'uno. Poi abbiamo l'impresa eroica di Sasuke volume 1 di 2, sono 2 volumi usciti l'anno scorso, tra l'altro, in Giappone, una storia breve, credo di massimo una decina di capitoli, uscita l'anno scorso su, credo, Jump Plus, e io almeno la leggevo lì sopra, quindi tutta sta roba. Poi abbiamo il fanbook di Spyper Family, quindi Spyper Family Official Fanbook, Eyes Only. Nuova serie, Endergeister, The Last Exorcist, volume 1, a 1,99€. Strange Academy a 12€. DN Angel 3. Spring Storm and Monster, volume 2. Uncle from Another World, volume 7. Showa Shoten, volume 6. Yawara, 10. Yu-Gi-Oh! 13, l'ultimo volume della serie. Poi abbiamo Soliter, volume 12 della Deluxe Edition. Se non mi sbaglio si chiude, non mi ricordo se con, credo con il 18° volume, non vorrei dire una cazzata. Atelier of the Witchette, volume 13. Drifting Dragons, volume 16. Saga Tanya, of Tanya the Evil, volume 29. Poi abbiamo Spyper Family 7, Spyper Family 10, ristampe. Ok? Andiamo a vedere titolo per titolo, magari mettendoci meno di 20 minuti, perché altrimenti questo video sarà un rapimento. Miyero Kochan volume 9, tutta una serie legata a tentacoli, cose varie, brossurato con sovracopertina, 7 eurini, ok, classico, studentesco, con situazioni molto particolari, tentacoli e cagate varie. Let's go. Noblesse è un manhwa. Quindi è un webtoon, sarà a colori, costa 14,90€, ha un format che è una perfect edition, classico dei manga, brossurato, a colori, 14,90€. World's Finest Assassin, sti cazzi, praticamente è una sorta di isekai. 7 eurini, con un 13x18, brossurato, sovracopertina. Sì, già il titolo giapponese è lunghissimo. Sekai Saiko no Ansatsusha, quindi World's Finest Assassin. Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Ok, cioè tutto il titolo, madonna. Inaffrontabile. Va bene, 7 eurini, è un 13x18 con sovracopertina. 168 pagine, cioè una funcia di niente. Non male. Poi, adesso appena carica, Blame, cofanettone gigantone di Blame. Ok, sono 6 volumi enormi. Allora, intanto 108 euro per il cofanetto, però sono volumi da 400 pagine, 18x26, cioè addirittura sono volumi ancora più grandi delle Perfect Edition. Contate che le Perfect sono 15x21, questo è un 18x26, quindi vuol dire che è ancora più grande. È il formato, ah beh, perché ce l'ho là di là, lì ho il volume 1 nascosto,
è lo stesso formato di Akira, per intenderci. Quindi 400 pagine, io voglio capire che carta hanno usato, perché la carta usata per Akira era qualcosa di agghiacciante. Comunque, volume 1, volume 2, sempre 370 pagine, volume 3, volume 4, volume 5 e volume 6, quello conclusivo. Quindi bene o male abbiamo il cofanettone con i 6 volumi grossi, più grossi. Allora, questo, l'impresa eroica di Sakura, e sottotitolo I coniugi Uchiha e il firmamento stellato. È uno spin-off ambientato alla fine di Naruto e praticamente racconta di una misteriosa missione portata avanti da Sasuke in una prigione, e in una prigione isolata dove compaiono alcuni misteriosi dinosauri e cose così. Quindi una roba proprio assurda, scritta a quattro mani da Masashi Kishimoto e June Saka, mentre il disegno è di Shingo Kimura, quindi Kishimoto scrive e basta. Ci può stare. Kishimoto poi non era neanche male come disegnatore. 5 ore 20, ma 5 ore 20 perché è un brossurato a colori, a quanto pare. Praticamente terranno lo stesso formato che ha la serie standard di Naruto e di Boruto, per intenderci. Poi, Spy x Family Eyes Only. Qua praticamente è a 9,90€, un volume da 216 pagine, a colori, con tutte le varie, con il fanbook. Contate una cosa, ragazzi, 9,90€ per 216 pagine, perché c'è il colore, e ok. Ma c'è da dire anche che di solito i fanbook hanno una quantità di testo da tradurre molto più alta rispetto ai normalissimi volumi. E quindi il sovrapprezzo solitamente è dovuto anche alle traduzioni. Perché se voi contate per un capitolo di 15, 17, 19 pagine di un manga, ci possono volere due orette scarse. Quindi per un fumetto un traduttore ci mette indicativamente una giornata, due giornate di lavoro. Dipende bene o male se è un volume con una difficoltà alta o più bassa, con molto più dialogo o meno dialogo, ok? Quindi in base alle parole. I fanbook o gli artbook, no, gli artbook no, i fanbook o i volumi con le spiegazioni, detta letteralmente, detta volgarmente, i databook, hanno solitamente una quantità di testo molto più alta, molto più elevata. E essendo che i traduttori vengono pagati a parole, perché i traduttori di solito vengono pagati non a forfè, ma a numero di parole da tradurre, banalmente, se il numero di parole da tradurre è più alto, abbiamo il prezzo più alto anche del databook. Poi, tra l'altro, rimanendo qua su Spy x Family, sta settimana abbiamo anche il 7 e il 10 a 5,20€, quindi il 7 e 10 sono ristampe, ce le leviamo e torniamo qua dal databook a 9,90€, formato è lo stesso, tra l'altro. Andiamo avanti, Endergeister. Endergeister a quanto pare è un horror, 13x18, cap price a 1,99€, brossurato con sovracopertina, quindi dal volume 2 questo, o comunque fuori dal periodo del prezzo promozionale, questo uscirà a 7€ fissi. Bisogna capire se questa serie è la classica serie pattume da evitare come la peste, o se è una piccola perla. Vediamo, vediamo. Magari se mi capita l'occasione, per 1,99€ prendo il primo volume e vi faccio una mini recensione nella rubrica Ikken. Vediamo se questo weekend mi capita sotto mano. Poi, come sempre, i manga che non sono manga.
perché questo è tutto fuorché un manga. È un 15x21, formato perfect. E non so perché lo mettano nei manga, anche perché i disegnatori sono Scotty Young, Umberto Ramos e Edgar Delgado. Quindi di manga non c'hanno niente, neanche per sbaglio. Quindi me lo spiegheranno perché è qua. Comunque, 12 eurini per 144 pagine, brossurato, sovracopertina a colori. Ok, andiamo avanti. The An Angel, volume 3, Deluxe Edition, è una perfect 15x21, quindi rispetto a 18x26 è un formato diverso. Brossurato sovracopertina, bianco e nero colori, con tra l'altro una fogliazione anche importante, perché 330 pagine, e da qui il fatto che il volume costi 15 euro. Mettiamoci un titolo comunque discretamente datato, non datatissimo, comunque discretamente datato, che però è un prodotto molto di nicchia, non è un primo titolo, ok? Non è uno di quei titoli che viene messo in vendita e la gente e il lettore comune, il lettore della strada, come diceva il mio prof dell'università, e non è che viene lì e si strappi i capelli per un The Angel, ok? Il lettore di strada, il lettore meno informato, dice ah, vabbè, ok, skip e vai oltre, come dice la capa. Ad ogni modo, 15 eurini, brossurato, sovracopertina, perfect edition. Ci siamo. Poi abbiamo Spring Storm and Monster di Mitsubashi Miyuki. Anche qua un'altra serie love comedy, non esattamente la mia tazza di tè, come dico sempre. E quindi abbiamo 7 eurini, brossurato, sovracopertina, 11x17,5. Quindi classico formato standard per un praticamente uno shoujo molto particolare, una love comedy shoujo molto particolare. Andiamo con anche From Another World di sto quasi per morire, anzi sono quasi morto, e Otondo Shinderu, questo isekai al contrario. Io non ho ancora avuto modo di guardare l'anime su Netflix, se non mi sbaglio. Perché mi hanno detto tutti che è divertentissimo. Prima o poi lo farò. Purtroppo il tempo latita, purtroppo. Comunque, 7 eurini, brossurato, sovracopertina, bianco e nero, 184 pagine. Ci sta. Showa Shoten, l'ultima fatica di Takeshi Obata ai disegni. La mano di Obata nel disegno si vede tutta. Diciamo che la mano alla scrittura di Akinari Asakura non è brillantissimo, e poi non è brillantissima, e poi parlare di comici in uno scolastico cercando in un certo qual modo di recuperare, di riprendere quello che è stato il successo di Bakuman. Problematico QB. Ok, problematico QB. Andiamo avanti comunque. Yawara 10, siamo arrivati a metà, assolutamente a metà della serie, perché questa tra le prime grandi serie del maestro Naoki Urasawa, tra l'altro, maestro Naoki Urasawa su cui ho fatto un video esattamente ieri, lo trovate là sopra nei commenti, parlando di Billy Bat, che ho avuto modo di leggere di recente. Ad ogni modo, questa è una perfect edition, finalmente hanno deciso di rendere giustizia a quest'opera, perché l'edizione precedente era merda, era letteralmente cacca pupù. Qua hai una perfect edition con dei volumi anche importanti, perché sono dei 320-300 pagine, quindi volumi importanti, una serie di 20 volumi. E che ca? Cioè, ci voleva una serie fatta come si deve su questa opera del maestro Urasawa. Meno male. 15 eurini, perfect edition, brossurata, sovracopertina. Andiamo con l'ultimo volume di Yu-Gi-Oh! La raccolta che è formata da 3 volumi in uno.
qua siamo praticamente nella fase conclusiva, tant'è vero che questo volume è da due volumi in uno, il volume 37 e il volume 38. Praticamente sono 400 pagine, dove tutti gli altri volumi erano da 600 pagine, però è da 400 pagine, ma teniamo lo stesso 14,90. Anche se c'ha 200 pagine in meno rispetto agli altri. Maledetti. Comunque, brossurato. Qua dice brossurato fresato, ma è brossurato con sovracopertina. Perché io là dietro c'ho i primi due numeri, poi mi sono fermato. E sono esattamente brossurati con sovracopertina. Punto. Punto. Ok? E siamo alla chiusura, veramente alla chiusura di questa opera dell'ormai compianto e defunto maestro Takahashi. E per un maestro Takahashi, per il defunto Takahashi, andiamo invece su un'altra opera, Perfect Edition, di livello altissimo per la qualità del prodotto, cioè Solitary Ultimate Deluxe Edition, volume 12. Divertentissimo, io adoro Atsushi Okubo, mi diverte tantissimo tutte le volte. Qua è una perfect, con sovracopertina, bianco e nero e colori, 260 pagine, 13 eurini ci sono. E loro, e adesso la storia è un punto dove sono dentro al libro di Avon, quindi storia avanzata. Dovrebbero essere tra l'altro 18 volumi totali, quindi oramai ci siamo. Oramai abbiamo superato la metà abbondantemente. Atelier of the Witch Hat, una di quelle serie, non solo bolognese, di quelle serie, come le forbici, una di quelle serie che piace e piace tanto, con un disegno molto particolare, molto riconoscibile, e l'opera di Kamome Shirahama è una di quelle opere molto ben riconoscibili, 184 pagine, 13x18, 7 eurini perché c'è la sovracopertina. Che dire, in quelle serie che non escono spessissimo, però comunque hanno il suo bel da dire a livello di narrazione, personaggi, disegni. I disegni sono sempre molto, molto particolari, i disegni di The Witch Hat. Poi, il mio amato, adoratissimo Drifting Dragons di Taku Kuwabara. Probabilmente sono solo io a comprarlo perché siamo passati da 7€ a 7,90€. Opera della Madonna, io amo alla follia quest'opera perché mi ricorda veramente le vibes dei film migliori di Miyazaki. Il disegno è straordinario per me. Ad ogni modo, 7,90€ perché vende poco. 13x18, brossurato con sovracopertina. Per me è una di quelle serie assolutamente imperdibili. Peccato che lo leggano in pochi. Spero che non lo seguino, però spero che lo portino avanti. Io lo leggerò anche se lo mettessero a 9€, perché per me è un capolavoro. E poi arriviamo al 29esimo volume di Saga of Tanya the Evil, volume 29. Una di quelle serie uscite abbondantemente prima della pandemia e poi andate a stramazzare malissimo al suolo. Tant'è vero che è un 13x18... brossurato con sovracopertina, 144 pagine, 8,50€. Quindi vuol dire che veramente non vende un cazzo di niente, ok? Di quelle serie che vende meno di zero, ma vende veramente pochissimo. Perché per l'edizione partono a 7, poi passano a 7,90. A volte passano a 7,50, poi a 7,90. Poi passano a 8,5, poi a 9€. Perché almeno lo devo stampare, almeno che quelli che lo comprano mi diano la possibilità di arrivare vicino al break even, ok? Quindi l'idea è questa. Quindi questa settimana Panini ci ha riempito della qualunque, ma semplicemente perché la scorsa settimana non c'era niente, erano tutte ristampe, la settimana prima era Ferragosto, quindi adesso prima settimana tra mille virgolette di settembre, boom, buttiamo fuori l'ira di Dio. Detto questo, cambiamo casa editrice, andiamo a vedere le uscite di J-Pop. Dopo questa eternità, scusate il video rapimento, per le uscite di Star Comics e per le uscite di Panini, che erano veramente infinite,
Andiamo con le uscite di J-Pop, che grazie al cielo non sono infinite. Allora, partiamo con volume 7 di Akane Banashi, lo scolastico a tema e teatro rakugo, quindi un certo tipo di tema che mi stupisce che in Italia vada, perché comunque è un teatro che noi in Italia non conosciamo. Quindi uno scolastico con un tema prettamente nipponico mi stupisce veramente, veramente tanto. 6,90€. Ah, come sempre ragazzi, io ringrazio gli amici di Anime Click perché io sto utilizzando le loro informazioni e devo dire che come sempre sono puntuali e magnifici come sempre. Grazie Alessandro e grazie soprattutto a tutta la tua crew. Poi abbiamo Bad Axe Box e volume unico di Toriumon Takeda, 30 eurini. Allora, io non ho di preciso idea da quanti volumi sia composto, però non mi aspetto che siano due volumi da 15 euro. È sottile, è come cofanetto, quindi potrebbe essere tranquillamente due volumi perfect da 15 euro. Non mi stupirei, però Bad Axe, titolo molto di nicchia, poco conosciuto, fare una serie da 30 euro con due volumi perfect, mi puzza un po'. Ad ogni modo, 30 eurini. Poi abbiamo Chaos Game, volume 1 di Daiki Yamazaki, a 7,50€. Qua è una storia a tema Yakuza, a tema politica e Yakuza, con un po' di giornalismo e di domande, inchieste e quello che di solito piace a me, quindi probabilmente andrò a darci un'occhiata. Poi Chojin X di Sui Ishida. Andiamo avanti con la storia nuova di Sui Ishida. Io non amavo Tokyo Ghoul, non è che mi abbia colpito più di tanto questo Chojin X a 6,90€. Poi Inazuma Romance Colpo di Fulmine volume 2 a 6,50€. Kowloon Generic Romance a volume 9 a 6,50€. Non tormentarmi Nagatoro volume 19 a 6 eurini. Poi abbiamo Oshinoko lo abbiamo in tre edizioni. Abbiamo Oshinoko Bikomachi Collector Edition. Che cos'ha? Praticamente ha un'edizione variant del volume 14, che è questo qua di fianco, e con sovracopertina variant, e la dress-up doll di Ruby, ok? 24,90€. Poi abbiamo Oshinoko My Star volume 14, standard edition, a 6,50€. Ma abbiamo anche il volume unico, quindi usciamo proprio con tutto quanto, con Spica, la prima stella della sera, che dovrebbe essere dentro al Bikomachi Collection Box, perché se vedete qua nel Collection Box, ve lo faccio scorrere, questa è esattamente la copertina di Spica, vedete? Quindi dentro ci sarà Spica, qua, e ci sarà questa che è la variant di questo volume. Quindi 15,650 sono 21,50 e 24,90 perché c'è una variant cover. Poi abbiamo Overlord 12 a 16 eurini. Andiamo avanti con quello che è questo qua, è una light novel, quindi giustamente le light novel, come già vi dicevo prima, per tutto quello che sono le traduzioni, per forza di cose, ha dei prezzi più alti. Rent-A-Girlfriend volume 22 a 5,90€. Il volume unico di Sayonara Daisy di Jun Mochizuki a 8,90€. Poi abbiamo Zombie 100 volume 15 a 5,90€. Finalmente riprendo Zombie 100, mamma mia, bellino. Ristampe e digital ci dicono che ristampe 2, 3, 5, 6, 8 e 9 di Dandadan e Dark Souls Redemption 1 per l'ennesima volta, perché è un sacco. L'ho già visto almeno due volte ristampato Dark Souls Redemption volume 1, quindi tanta roba. Uscite digitali, anche qua tantissime, perché abbiamo Chojin X volume 9
Akane Banashi volume 7, Non tormentarmi Nagatoro volume 19, Rent Girlfriend 22, Oshinoko 14 e World's End Harem Afterworld, che è uscito la scorsa settimana, volume 18. Ah, che dire ragazzi, questa settimana è una tragedia, perché questa settimana i portafogli sono vuotissimi, perché fanno uscire una quantità di roba imbarazzante, veramente imbarazzante. Secondo me, non ho voluto fare i conti della serva, ma secondo me questa settimana superiamo abbondantemente 150-200 euro di uscite questa settimana. Io non mi stupirei se fosse una roba, se fosse anche intorno ai 200, perché c'è una quantità, anzi no, li superano abbondantemente, perché c'è il cofanettone da 108 euro, superano abbondantemente i 200 euro, quindi... Così ripartiamo dopo un mese di un cazzo con più di 200 euro di uscite. Vabbè. Ragazzi, se siete arrivati fin qua in fondo per un video che oramai sembrava quasi una live, visto che sono ormai più di 40 minuti, quasi 50 minuti che andiamo avanti, grazie per essere durati fino a qua e noi ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao belli. Ah, lo so ragazzi, è stato un rapimento, perdonatemi davvero, è stato un rapimento, vi chiedo scusa, scusatemi davvero, troppa roba sta settimana, mamma mia che schifo.